Il trucco per riuscire a suonare i doppi colpi di cassa veloci con controllo e precisione. Oggi vi voglio far vedere questo trucchetto molto semplice, che poi ovviamente è da studiare, come sono da studiare tutte le tecniche per la batteria, ma io mi sono trovato sempre molto bene con questa tecnica e grazie a questo trucchetto sono riuscito a portare avanti, portare a velocità i miei colpi doppi con la gran cassa e quindi ve ne voglio parlare perché secondo me è uno dei modi più semplici ma che riescono a farci suonare veramente come vogliamo. Questo ve lo dico anche perché molto spesso mi chiedete di far vedere questa tecnica che adesso vi dico qual è e il problema è che io un po' ve ne ho già parlato nei miei video, però ve ne ho sempre parlato all'interno di altri video. Non ho mai dedicato bene un video a questo tema, quindi in questo video voglio spiegarvi bene questa cosa e basta, vi voglio dare anche alcuni esercizi. Infatti ci sarà un PDF scaricabile gratuitamente qui sotto. Andate qui sotto in descrizione, come al solito c'è il PDF, lo scaricate, siete a posto. Sono un po' di groove e un po' di feel, ma comunque adesso poi ve li farò vedere bene. Prima di spiegarvi però come funziona questo doppio colpo, voglio spiegarvi un attimo secondo me qual è il modo giusto di tenere il piede sulla pedana del pedale, perché è una delle cose più importanti sia per suonare i colpi singoli, i colpi normali, sia per poi andare a suonare i colpi doppi, ma anche per i colpi tripli, quadrupli, eccetera eccetera. Allora, la cosa importante è quella di andare a posizionare il piede non come tanti fanno, cioè il piede posizionato avantissimo, quasi a toccare la catena se avete un pedale a catena, perché facendo in questo modo, se noi andiamo a suonare, noi dobbiamo andare a fare tutto il movimento del pedale, cioè finché il pedale va su, finché il pedale va verso l'alto, il nostro piede dovrà seguire il pedale, quindi il nostro piede dovrà fare tutto il movimento della pedana, quindi andare su finché la pedana va su quando dobbiamo suonare. Non è molto comodo nel senso che appunto dobbiamo fare tutto quello che fa la pedana, quindi in pratica siamo noi che andiamo a suonare quello che ci dice la pedana del pedale. Adesso capirete il perché vi ho detto questa cosa. Se noi invece da questa posizione con il piede molto avanti andiamo a tirare il piede un pochettino più indietro, arrivando anche quasi alla metà della pedana, se noi andiamo a suonare in questo modo, il nostro piede non dovrà fare più tutta la fatica che faceva prima, perché se noi andiamo a vedere questa parte del pedale dove noi appoggiamo il nostro piede, fa molta meno corsa, diciamo, di questa parte della pedana del pedale, perché la parte davanti farà una corsa, ad esempio, alta così, la parte dietro farà una corsa solo così, perché ovviamente è normale, la parte dove finisce la pedana farà una corsa molto maggiore. Quindi in pratica stiamo andando a dare lo stesso colpo, ma il nostro piede, anziché fare tutta questa strada, farà solamente questa strada, molto molto più corta comunque. Quindi andremo a fare molta meno fatica, ottenendo alla fine lo stesso risultato. In più il fatto è che noi col piede, tenendolo in questa posizione più o meno alla metà della pedana, riusciamo ad utilizzare molto più il rimbalzo del battente sulla cassa. E quindi come prima, con meno sforzo riusciremo a dare più colpi. Quindi mi raccomando, non state troppo avanti sulla pedana, ma state un pochino più indietro, sia quando dovete fare i doppi, ma anche quando dovete fare i singoli. State sempre indietro perché avete molto più il controllo di quello che state facendo sul pedale. Sentite proprio molto di più la pedana a contatto col vostro piede. Questo significa avere più controllo di quello che state facendo. Passando invece al doppio colpo, la tecnica che voglio andarvi a spiegare oggi è quella dello slide. Ed è l'unica tecnica in realtà che io so per i doppi colpi. E anche qua vi consiglio di non studiare 60.000 tecniche per fare sempre la stessa cosa, ma vi consiglio di studiarne una il meglio possibile e poi di utilizzare quella. Io non ne ho mai studiate altre perché comunque studiata una tecnica con quella riesco a fare più o meno tutto quello che voglio parlando di doppi e tripli colpi, quindi perché doverne studiare altri? Non studiatele solo per dire almeno le so tutte. Cercate di focalizzarvi sulle cose importanti che sono: ok, devo cercare di riuscire a fare i doppi colpi bene. Nel momento in cui riuscite con quella tecnica lì, le altre, se vi interessano, studiatele, però non ce n'è bisogno. In pratica, partendo dalla metà della pedana del pedale, come vi ho spiegato prima, dobbiamo fare un colpo normale, quindi un colpo come abbiamo fatto prima.
E poi per riuscire a fare il secondo colpo, se noi lo facciamo sempre nella stessa posizione, riusciremo ad arrivare fino a una certa velocità e poi basta. Ovviamente finché riusciamo ad arrivare, facciamolo così, cioè due colpi normali nella stessa posizione, perché abbiamo più il controllo di quello che stiamo facendo in questo modo. Però da una certa velocità in su non riusciamo a fare questa cosa. Quindi facciamo il primo colpo normale come vi ho detto e poi il secondo colpo lo facciamo andando a fare uno slide, per questo si chiama slide questa tecnica, perché andiamo a far strisciare un pochettino il piede in avanti sulla nostra pedana. Ovviamente non fatelo strisciare così arrivando fino alla cima della nostra pedana, ma fatelo strisciare un pochettino. Quindi noi diamo il primo colpo e poi il secondo colpo lo daremo facendo strisciare avanti il nostro piede sul pedale. In questo modo. Quindi la figata è che noi praticamente andiamo ad attaccare la pedana quando noi diamo il primo colpo. E poi stiamo per dare il secondo, la pedana sta venendo su, ma noi andando avanti col piede andiamo ad attaccare proprio la pedana del pedale, e quindi mentre lei viene su noi la ritiriamo giù velocemente e riusciamo quindi a fare il secondo colpo velocemente, ma soprattutto con una buona potenza. In realtà è questo, però il fatto è che dovete pian pianino abituarvi a fare questo movimento e dovete, in pratica dovete studiarlo un po' e poi vedrete che vi verrà tranquillamente, però non vi verrà subito, nel senso non riuscirete subito dopo che l'avete studiato ad infilarlo all'interno del ritmo. Voi studiatelo tanto, poi vedrete che pian pianino all'interno del ritmo, quando il vostro cervello, i vostri arti l'avranno acquisito, vi uscirà anche all'interno del ritmo, all'interno dei vostri passaggi. Possiamo passare agli esercizi. Quindi abbiamo due tipologie di esercizi, o groove o fill. Adesso, per quanto riguarda i groove, ve li suonerò, ovviamente non ve li spiego, perché se no, se vi dovessi incominciare a spiegare questa cassa sul secondo sedicesimo, queste cose, ci mettiamo una vita, dura un'ora sto video. Quindi ve li suono, perché così almeno voi ce li siete scritti nel PDF e avete un riscontro. Nel senso, il fatto di suonarli magari vi aiuta a capire meglio gli esercizi, però non ve li posso spiegare, raga. Poi al massimo, se avete bisogno, scrivetemelo qui sotto, facciamo o una live in cui vi spiego come leggere, una live sulla lettura, oppure vi faccio qualche video, eccetera. Però scrivetemelo qua sotto nei commenti se ne avete bisogno. Intanto vi suono quattro battute per ogni esercizio. Ovviamente sono tutti esercizi con i doppi colpi di cassa, perché sono esercizi apposta, ovviamente, a farvi fare i doppi colpi di cassa per abituare la cassa a fare questa tecnica. Ultima cosa, poi parto, giuro. Ve lo farò ovviamente a una velocità non troppo lenta, perché quando siamo lenti non la utilizziamo, come abbiamo detto, questa tecnica. Quindi ve lo faccio già un pochettino più veloce per farvi vedere la tecnica in azione, diciamo. Oltre a questo, poi invece, questione feel, vi faccio solo vedere secondo me quali sono i feel che possono servire per migliorare con la nostra grancassa. Poi ovviamente ve li dovete fare voi, perché se no ci metto 6 anni a farveli vedere tutti e non basterebbero forse 6 anni. In pratica la questione è fare dei linear, degli incastri tra mani e piedi. Secondo me gli incastri migliori, i gruppi di note migliori per riuscire a migliorare la cassa sono il gruppo di 3 note, ma formato da una mano e due piedi. Oppure 4 note, 2 mani e 2 piedi.
oppure il gruppo di 6 note, 4 mani, 2 piedi. Queste sono le cose per migliorare il doppio colpo. Poi ovviamente cercate di farvi dei feel musicali. Con questi tre ingredienti si possono fare un sacco di cose. Quindi il video direi che può finire qua. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, spero che vi sia servito questo video, ma soprattutto spero di avervi fatto capire come funziona questo trucchetto, che poi, come abbiamo visto, è una tecnica proprio per batteria. Quindi spero vi sia piaciuto, spero vi sia servito. Se è stato così, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e qui sotto nei commenti ditemi anche qual è la tecnica che usate voi e se avete... Okay. E se avete qualche trucchetto, se avete qualcosa che fate di solito. Quindi, comunque, ditemi tutto questo nei commenti, mi raccomando. E detto questo, io direi che vi ho detto tutto. Quindi l'unica cosa ancora che vi dico è di seguire il canale, di andare sui social, Instagram e Facebook. Controllate tutta la questione live, perché ci sono ancora delle live gratuite. Quindi sono aperte a tutti. Dovete solo iscrivervi, prendere il vostro posto, così almeno poi in live mi potrete chiedere delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Basta, vi ricordo anche il PDF che è scaricato qui sotto. Mi raccomando, ci sono tutti gli esercizi che abbiamo visto oggi. Basta, non vi rompo più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.